Vincenzo, continuiamo ancora. Abbiamo il presidente Formica dello Scalea, ben ritrovato. In macchina. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, questo 1-1 in casa del Siderno, c'è il rammarico da parte del Siderno, anche se alla fine si accontentano, invece lo Scalea? Lo Scalea ha fatto un primo tempo all'insegna dell'attacco, all'attacco, sfruttando tante occasioni da gol, limpide, con Piccirillo che ha avuto delle due limpide occasioni, ma con questo non voglio recriminare sul ragazzo che insomma ogni domenica dà delle belle prestazioni. È che la palla non è entrata, quindi ci sono volte che entra più facilmente, questa domenica no. E poi ci ha pensato Di Giacomo all'inizio del secondo tempo a fare l'1-1. È stata una bella partita su un campo dove qualche problema di controllo della palla dovuto insomma non proprio al terreno proprio pianeggiante, però questi sono dei dettagli su quella che è stata la partita giocata. Io direi una partita è finita 1-1, il primo tempo ai punti in vantaggio dello Scalea, il secondo tempo in favore del Siderno. Il risultato invece sul tabellino dell'arbitro era 1-0 Siderno, 1-1 Scalea, quindi, però alla fine è stata una bella partita. Come diceva prima Vincenzo, siete insieme all'Isola Caporizzuto la squadra imbattuta al momento, unica. Sì. Sì. E comunque sì. Pareggiare fuori casa è un buon risultato, anche se il Siderno, diciamo tra virgolette, un po' incerottato, preso da questi impegni, soprattutto il recupero, che poi gli impegni di coppa ce li avete pure voi, però sono cerotti, Antonio. Oh. La palla non entra in dentro, ci possono essere cerotti, fasciature o può esserci il sole che splende, se la palla non entra, non entra. Domenica scorsa risultati fuori casa di alcune squadre che hanno destato un po' così l'attenzione e poi magari in casa poi perdi, quindi voglio dire alla fine il calcio è questo, la palla è rotonda, se entra oggi se ci saranno delle telecamere, delle immagini della partita di oggi, si vedranno le chiare occasioni che abbiamo avuto al primo tempo. Sì. Forse all'inizio in 10 minuti ne abbiamo avute 3, quindi è chiaro. Vincenzo. Presidente, complimenti per i numeri. Le volevo dire, Presidente, l'anno scorso, lo stesso periodo eravate inseguiti, adesso state facendo gli inseguitori. Sì, l'anno scorso non giocavamo contro il Siderno, quest'anno giochiamo contro il Siderno, c'era il Sersali, c'era la... insomma c'è il Castrovillari e quest'anno è così, siamo al secondo posto, siamo imbattuti, anzi no, al terzo, oggi al terzo, quindi voglio dire forse a questo punto in Coppa Italia eravamo già usciti, adesso non ricordo bene, però voglio dire le stagioni si vivono passo passo, quindi voglio dire magari l'anno scorso proprio per questo motivo, siccome eravamo inseguiti, giocheremo al contrario, cerchiamo di fare oggi l'inseguitore e poi alla fine essere inseguiti noi, non lo so. Ma volete fare il Sersale di questo campionato per caso? Scusate, come? Dicevo, se volete fare il Sersale di questa stagione di eccellenza, il Sersale l'anno scorso. Ma noi vogliamo fare questo campionato come abbiamo fatto dal primo momento, un campionato insomma, mettere in campo la miglior squadra ogni domenica e cercare di fare il miglior risultato. Poi se esce la vittoria siamo contenti, se esce il pareggio fuori casa siamo contenti e poi alla fine vediamo la classifica. Sì. Vincenzo. No, ma infatti io ho un piccolo rebus che volevo chiarire col mio direttore Antonio Bleferi e del vostro centravanti. È Di Giacomo o De Giacomo? Di con la I. Di Giacomo. Bene. Va bene. Bene. Ok. Bene. Abbiamo chiarito.
abbiamo chiarito, perché avevamo anche il suo addetto stampa, ha detto De Giacomo, perché per questo avevamo dei piccoli dubbi con Luigi, infatti c'è stato, ma io sapevo, almeno avevo letto che era sempre stato Di Giacomo. Però Presidente, no, la domanda che avevo fatto prima era questa: le piace essere più essere inseguito o inseguire? Ecco, questo. L'anno scorso, visto il risultato dell'anno scorso, probabilmente forse porta meglio essere inseguiti e inseguire che essere inseguire. Quest'anno volete vestire questi panni in definitiva? E attendere magari il momento giusto. Attendi, questo è quello che volevo dire prima io. La squadra viene costruita per essere protagonista, poi si riesce a vincere il campionato, si fanno i playoff, però certo non costruire una squadra per fare rimanere in classifica, non quando uno partecipa ad una competizione partecipa con un obiettivo, cercare di fare risultato e vincere, rimanere in categoria poi a volte sì, è bello, è una passione, però fondamentalmente la cosa bella è quella di vincere. Un commento sull'isola Caporizzuto e sulla Cittanovese, Formica, lasciamo un attimo lo Scalea, soprattutto l'isola Caporizzuto dopo la gara di ieri. La gara di ieri l'isola Caporizzuto ha vinto contro la Vigor, una squadra che noi abbiamo affrontato in casa alla Venezia, in casa della Vigor, appunto, una squadra dove vincevamo 1-0 e hanno ripetuto il risultato 2-1 per poi finire in pareggio. Sì, una squadra, conosciamo la potenza dell'isola, conosciamo l'obiettivo di questa squadra, che insomma è un risultato che non dico che era scritto, però si sa che l'isola è una corazzata che vuole ammazzare il campionato. Sì. Adesso su tutte le partite che ha fatto finora le ha vinte tutte quante, quindi insomma noi giochiamo il nostro campionato, ecco, loro stanno continuando questo imbattute facendo già 4 vittorie. Sembra siano difficili da inseguire, questo è in definitiva quello che volevo dire, no? Visto che dovrete vestire questi panni o vi piacerebbe vestirli, non lo so. Loro sono lì adesso a 5 punti o a 4, insomma, hanno preso dei punti in vantaggio. Andremo a vedere le prossime domeniche come evolve. Come ci sarà l'evolversi.